Ecco, proprio anche nella tua analisi evidenziavi come quantomeno a Wall Street la Federal Reserve sia fondamentale per sostenere le quotazioni. Proviamo a pensare in Europa invece, qualora dovesse avviare il tapering la BCE, innanzitutto se pensi che questa possa essere una cartuccia spendibile e una soluzione possibile da parte della Banca Centrale Europea, come prima domanda, ma la seconda è... qualora dovesse avviare il tapering, sarebbe un elemento negativo o positivo per i mercati? Guarda, innanzitutto io sono dell'idea che, come ormai da anni avviene con i governatori delle banche centrali, iniziano sempre a far circolare, sono loro stessi che fanno circolare i rumor per vedere come reagiscono i mercati all'eventuale decisione. Poi ovviamente subito arriva la smentita, no? Si tratta un po' di vedere un po' anche qual è la reazione. A differenza di quello che abbiamo visto in America, da noi il QE non ha funzionato, ma proprio per nulla, perché in America, almeno sull'economia di carta, ha portato dei benefici, quella reale magari molto meno, ma comunque qualcosa si è visto. Da noi, in realtà, in Europa, a parte l'indice tedesco, che un po' così come l'economia tedesca è l'unica che beneficia di questa Unione Europea così come è fatta, il resto c'è da piangere. Voglio dire, basta vedere come siamo messi in Italia, sia a livello reale, ma lì non è colpa solo dell'Unione Europea, l'ha detto, dipende moltissimo anche dai nostri governanti, ma anche sul mercato italiano, cioè voglio dire, noi siamo davanti a un indice che si trova a 7-8 punti percentuali dai minimi toccati subito dopo Brexit in area 15.000. Quindi voglio dire, siamo veramente in una situazione che, devo dire la verità, non so se hai notato, appena si è parlato di tapering, tutti i finanziari che stavano veramente in agonia hanno cominciato un po' a respirare, anche se però come contraltare sul nostro listino abbiamo avuto poi invece tutti gli altri titoli che hanno iniziato correzioni decise, vedi le utilities, però almeno questo è il beneficio perché chiaramente le banche e le assicurazioni sono quelle che soffrono maggiormente con i tassi sotto zero, insomma.